così mettendolo, se le è viste anche utilizzare tutta una serie di rappresentazioni teatrali a livello di declamazione, quindi diventavano anche luogo di recita, no? Ci troviamo le invenzioni più straordinarie, cioè una cosa che, pur avendolo letto anni fa, io mi ero completamente dimenticato, ma forse lo si può anche capire, parlo dell'Amberto Malatesta, no? A un certo punto, alla fine del primo dei quattro volumi dell'Amberto Malatesta, povero Lamberto, di chi riceve la visita? Di Torquato Tasso, di notte, e si mettono a parlare. Guardate, no? C'è una recensione che dice: ma povero Romani, il Torquato Tasso lì dentro che va a trovare Lamberto Malatesta c'entra come i fichi col miserere. Ecco, la battuta critica è brutale di questo tipo. Cioè, per dire, non c'è passaggio che non vada proprio recuperando queste situazioni che viene da dire. Ecco, e questi sono un po' i temi che sono continuamente esplicitati, quasi continuamente esplicitati, no? Proprio per questa ragione, per via della commozione che questi testi vanno così ispirando, sollecitando, aggiungendo e via di questo passo. E questi sono gli elementi che possiamo dire anche più letterari, così riservandomi di entrare in questi testi poi nella relazione, mi tengo un po' sul leggero volutamente per dare un po' il quadro della situazione. Tenete conto che non ne va esente nessuno da questo punto di vista, non ne vanno esenti gli stranieri, non ne vanno esenti gli italiani, non ne va esente neppure il buon De Santis, perché noi De Santis conosciamo ciò che pensa del Tasso per i suoi saggi critici, ma lui a un certo punto, al di là di una poesia, ci ha scritto pure un dramma negli anni 50, rimasto inedito, pubblicato negli anni 30-40. Quindi davvero da questo punto di vista nessuno ne è salvo, neanche Silvio Pellico, no? Verrebbe da dire, insomma, anche perché poi nulla come le celebrazioni che ci sono. Ma come entra allora Tasso nella pienezza, verrebbe da dire, delle curiosità? Guardate, ce n'è Tasso per ogni tipo. E si inizia dall'inizio. Ad esempio il fatto che c'è una grandissima attenzione, e stiamo, se volete, più sul letterario per certi aspetti, c'è una grandissima attenzione alle sue opere e c'è una costante segnalazione di quelli che sono gli inediti, i ritrovamenti di inediti. Devo dire che non c'è molta attenzione critica per quanto riguarda questo aspetto degli inediti, no? Tant'è vero che, e questo è un aspetto che poi ci sarà, nasceranno poi delle polemiche, e poi sappiamo benissimo dalle edizioni critiche che ne sono intervenute quanta fuffa era entrato, però subito pronti a pubblicare lettere, a pubblicare sonetti, appunto con tutta una serie di dichiarazioni riportate, che so, ad esempio dei manoscritti chigiani, no? E tutta una serie di altre situazioni. Ma al di là di questo aspetto non mancano oltretutto anche delle pubblicazioni che hanno a che fare con dei falsi, come ad esempio gli viene attribuito un testo che aveva a che fare con Giuda, subito poi dichiarato subito dopo di essere di un autore friulano da parte di uno studioso friulano, ma subito si dava un poema proprio sul pentimento di Giuda, no? Che andava proprio così, come fosse. C'era anche molto dubbio sulla pubblicazione su una strenna del rogo amoroso, anche in questo aspetto. Ecco, quindi questa attenzione portava veramente a raccogliere di tutto e di più. Ma raccogliere di tutto e di più significava però anche tutta una serie di attenzioni particolari a quella che era la cronaca. Dicevo, il mito Tasso era tale da portare, ad esempio, a registrare qualunque rappresentazione venisse fatto del Tasso di Goethe, ma non per parlare del Tasso di Goethe, ma soprattutto per sottolineare il fatto che si trattasse di Tasso, per dire: si è recitato il Tasso di Goethe a Vienna davanti a Sua Maestà Imperiale, oppure si è recitato il Tasso di Goethe davanti a Berlino, ecco, e alla fine della rappresentazione si è andati sulla statua di Tasso, gli si è posta la corona, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè il mito Tasso guardava non al contenuto ma alla persona, e lo stesso lavoro vale anche nelle registrazioni delle rappresentazioni a Vienna o in Germania, anche di tutti
tutti gli altri drammi dedicati a Tasso, da Raubach a Smetz e tutti gli altri, cioè di autori tedeschi che noi in Italia potevamo conoscere solo grazie alle lunghe recensioni che venivano riprodotte e tradotte dai giornali berlinesi e tutto quanto. Erano un po' gli stessi giornali che è capitato di vedere anche con Manzoni da questo punto di vista, l'Eco, la Fama e via di questo passo. C'era poi, sempre andando di corsa e lasciando perdere tutta una serie di altre cose, una serie di su Tasso. Ad esempio, veniva scelto l'argomento anche per delle gare. A Parigi, già fin dal 1807, si stabilisce una gara, sembra una barzelletta, no? Tra un tedesco, un francese e un italiano. No, ecco, e ognuno deve scegliere un argomento e ciò che viene dato, ci sono delle precise regole, deve stare tot versi e via di questo passo. Ovviamente l'argomento per quanto riguarda Tasso qual è? No, appunto, ovviamente le lacrime del Tasso, no? I dolori del Tasso, e vince l'italiano, devo dire, che poi pubblica anche il libro, cosa che succede abbastanza regolarmente. Quindi le accademie sono notizie che vengono date in continuazione, non si perde occasione di dare notizie sulla volontà di fare un monumento a Tasso, cioè le notizie sono continue, per dire, è bellissimo perché uno vede che c'è un primo studio per quanto riguarda Napoli all'inizio dell'Ottocento, qualcosa che poi arriverà molto più tardi, anni e anni dopo, ma tutte le situazioni, cioè per dire, per quanto riguarda Napoli c'è questo, per quanto riguarda Roma è bellissimo perché sono state scoperte le ossa di Tasso. Quindi a questo punto cerchiamo di celebrare questa casa e allora facciamo in modo che qui ci vadano degli orfanelli e via di questo passo. Allora poi c'è la polemica, ma perché gli orfanelli? Può diventare il luogo nel quale fare un'accademia, nel quale mettere anche la biblioteca di Tasso. Quindi c'è proprio un seguire situazioni, oggi ce le scordiamo sui giornali queste cose ovviamente, no? Ma è proprio una cosa che riguarda sempre e solo questo benedetto uomo. Si vanno addirittura a riportare le frasi, c'è l'Eco che per un anno intero apre con l'epigrafi versi tolti da lì, si studiano i confronti con Milton, con Spencer, con Camoens, ecco. E poi devo dire sono molto attenti al problema delle polemiche. Il problema delle polemiche, si dà moltissimo spazio alla polemica e quindi gestite con interventi critici, no? La polemica che c'era tra Rosini e Capponi su Tasso. Perché solitamente poi queste cose sono finite sì nei libri, ma il bello è quello che avviene, cioè il bello del giornalismo dell'Ottocento, a me piace ricordarlo anche per la scapigliatura, spesso la letteratura dell'Ottocento non è fatta sui libri, è fatta sui giornali. Cioè noi ci siamo resi conto quando con Farinelli abbiamo passato in rassegna i 20 anni dei giornali dal 1860 al 1880, è uscita una letteratura italiana completamente differente. Perché un conto è ciò che avveniva sui giornali col dibattito quotidiano, un conto era quegli pochi articoli che venivano poi raccolti in volume e studiati solo in biblioteca. Ecco, quindi da questo punto di vista è veramente un autentico marasma, per cui ad esempio una delle polemiche singolari da questo punto di vista era una polemica coi Cruscanti. Cioè non si perdeva occasione di rinfacciare alla Crusca le critiche che aveva fatto proprio a Tasso, al punto che uno dei testi più rappresentati nell'Ottocento all'inizio è il Tasso di Goldoni, proprio perché il Tasso di Goldoni veniva letto come satira dei Cruscanti, no? Ecco. Dopodiché, sempre per andare velocemente, volevo poi lasciare per il finale due o tre aspetti significativi, no? C'è molta attenzione ovviamente ai drammi, chi soprattutto andava scrivendo, e quando ci sono dei drammi, ecco, le critiche che venivano fatte per dire al dramma del Nota o al dramma che poi avrebbe fatto da libretto per Donizetti eccetera, quali erano? Del Duval non occorre parlarne essendosi allontanato dalla verità dei fatti, per dirne di uno. Se si va a vedere qualcun altro, no? Ad esempio si ha a che fare, ma non applaudiche alle ultime forti parole del Tasso nelle quali prorompe lì, cioè nel momento in cui Tasso viene riconosciuto per ciò che è, allora in questo caso si arriva a riconoscere anche il valore dell'opera. Ma se si va a vedere
la recensione del Rosini è una stroncatura senza mezzi termini, perché Rosini non solo scrive sugli amori del Tasso, ma poi ci fa pure una commedia, no? Che è letteralmente dissacrata, per non dire poi ovviamente anche di Donizetti. Basti dire questo, no? Il Torquato non è dei capolavori di Donizetti, gli avvenimenti del grande poeta non eccitarono che lievemente la fantasia del maestro, egli dimenticò tutto quanto era di Altiero, di generoso, di melanconico nell'illustre sventurato, e ne formò un personaggio da melodramma, effeminato, molle, puerile, come qualunque cavaliere del Cinquecento che abbia piegato i suoi ginocchi dinanzi ad una bella. Cioè, non ci andavano certo leggeri da questo punto di vista. Ed ecco allora un altro aspetto è che Tasso viene anche letto in tutta una serie di altri avvenimenti. Possiamo dire alcuni singolari, no? Cioè Tasso era uno che amava molto le confetture, sapete, metteva dello zucchero anche sull'insalata. Oppure Tasso era sfortunato, poverino, ma questo è il destino di tutti quelli che hanno il naso lungo, no? E via, cioè, quindi anche tutta l'aneddotica continua in questa direzione, così come altri aspetti che venivano ricordati era l'aspetto profetico del Tasso. Cioè, voi se andate a vedere bene, nella Gerusalemme conquistata, ecco, Tasso aveva già previsto quello che avrebbe fatto la convenzione con il re di Francia e il suo figliolo. Cioè, quindi Tasso che aveva già previsto la rivoluzione francese e la caduta e ovviamente anche la morte del re di Francia. E sono davvero parecchi gli aspetti su cui ci si potrebbe soffermare a lungo, devo dire, è davvero il caso di sottolinearlo. Mi viene però da fermarmi, tra l'altro, dagli aspetti, ad esempio, lui ci fa persino dei versi mentre si reca a Sorrento, viene assalito dai ladri, quindi anche il rapporto dei briganti, e ne viene anche un saggio della differenza tra i briganti romani e i briganti napoletani, no? È tutto per dire come questo mito si svolgesse. C'è però, al di là del fatto che, come vi dicevo, la possibilità sui giornali è stata anche quella di trovare tutta una serie di altre realtà, ad esempio il fatto che i gondolieri veneziani cantavano regolarmente, adesso fanno Sole mio, ma all'epoca ne parlava già Goethe, ma è ribadito e anche in dialetto milanese, cantavano sempre le strofe del Saffo, no? L'accompagnamento andava proprio in questa direzione, no? Ma devo dire, l'aspetto interessante è, ad esempio, scoprire quante cose sono state fatte, ma noi non le abbiamo, no? A livello di rappresentazione, perché ci sono delle recite teatrali introvabili, ad esempio c'è un Lord Byron in Venezia, Torquato Tasso nell'ospedale di Ferrara, gli ultimi giorni di Torquato Tasso, e via di questo passo. Però ci sono tre casi che mi piace ricordare, proprio per chiudere questa veloce carrellata, e che dice anche come siamo messi ancora oggi dal punto di vista della bibliografia tassiana. C'è un Tasso, a un certo momento del 1816, febbraio del 1816, in quel di Milano, viene dato a un teatro una rappresentazione intitolata Lopez de Vega. L'aspetto divertente qual è? Che Lopez de Vega è scritta da una musicista che aveva avuto un'allieva, insegnava al conservatorio, dopodiché era un maestro aggiunto alla Scala di Milano, e ha questa allieva che è la Giuditta Negri, per la quale decide di scrivere un testo che è appunto il Lopez de Vega. La Giuditta Negra è quella che poi diventa famosa, poco dopo sposandosi col Pasta diventa la Giuditta Pasta. L'aspetto curioso è questo, che il Lopez de Vega, in realtà, se voi andate a vedere il Grove, i dizionari, l'enciclopedia dello spettacolo, vi diranno che la buona Giuditta Pasta esordì con le tre Eleonore. Qual è l'aspetto? L'aspetto curioso è proprio questo. Lopez de Vega non è mai citato nelle bibliografie tassiane. In realtà l'operazione che viene fatto è che non fa nient'altro che prendere Goldoni, cambiare il personaggio, e ci sono le tre donne che si chiamano le tre Isabelle.
Quindi in Goldoni c'erano le tre Eleonore, l'operazione va di questo tipo ed è, come dice anche nel, come si trova anche in una stroncatura, dice oltretutto, dico, fa fare certe cose che come avrebbe potuto succedere in Spagna con l'Inquisizione che c'era, a far dire certe situazioni. Il problema è che solamente il dizionario biografico degli italiani ricorda che nel febbraio del 16 esordisce la pasta con il Lopez de Vega, no? Tutti gli altri continuano a dire che ha esordito o nel 15 o nel 16 con le tre Eleonore. L'operazione è molto, è curiosa, perché in realtà poco tempo dopo alla Scala c'è sì un dramma intitolato Le tre Eleonore, ma è un dramma in prosa di uno dei grandi attori dell'epoca che muore giovane, Blanes, e che chiaramente il titolo cambia perché è una chiara elaborazione di quello che era il Goldoni. Di qui questa confusione per cui ha consegnato alle bibliografie questo aspetto. Il secondo aspetto riguarda un testo che voi trovate, e questo testo ha a che fare, ha un titolo che è Torquato Tasso e la principessa Eleonora d'Este. È un romanzo, uno dei tanti romanzi. La data dice 1878 a Napoli, 1881 a Firenze, editore Salani, di Madame Cottin. Che è un errore spaventoso, perché Madame Cottin era una scrittrice francese di fine 700 inizio 800, muore inizio 800 intorno a 1810, è una scrittrice francese, Sophie Cottin, di grandissimo successo all'epoca e che avrà grande successo anche negli anni a venire in Italia, tanto da avere, non ve le sto a leggere, tutta una serie di ristampe proprio intorno agli anni 50, 60, 70, 80 con un suo romanzo che è Matilde. In realtà un romanzo con lo stesso titolo l'aveva pubblicato nel 1842 un'altra autrice francese che è Augustine Gautis, tradotto subito in italiano nel 43, l'anno dopo. Ecco, questo è un atto di pirateria, perché procuratomi, devo dire per fortuna era in circolazione, 5 euro più 5 di spedizione, l'ho guardato, non hanno fatto nient'altro che prendere la traduzione del 43. L'hanno neanche tradotto dal francese, l'hanno riaggiustata ed è esattamente il romanzo di Augustin. Qual è che metteva insieme le cose? È che Madame Cottin in realtà aveva un legame con Tasso, perché Madame Cottin scrive il suo romanzo di successo, che torno a dire continuamente pubblicato, questo romanzo di successo si intitolava Matilde, ovvero Le memorie dei crociati, e all'inizio dell'avvertenza legava la figura di Madame Cottin con Torquato Tasso dicendo, mentre Torquato, no, ha preso l'argomento dalla prima crociata, lei l'ha preso dalla terza crociata. Il bello è che nessuno se ne è mai accorto, continua a essere dentro in tutte le bibliografie in questo modo. Vi garantisco che Madame Cottin non l'ha mai scritto, perché sono andato a vedere anche l'opera Omnia, tutto su tutta la Biblioteca Nazionale e dappertutto, ma soprattutto, torno a dire, confrontate le due traduzioni, è evidente che viene da lì. Insomma, terzo caso, c'è anche un caso che è curiosissimo, perché è un problema che poneva proprio anche Bosco e avevano posto Mori, nel senso che uno dei drammi che veniva fatto era un Torquato Tasso del duo Fambri Salmini. Fambri e Salmini sono due dei maggiori drammaturghi dell'Ottocento. Solo che a un certo punto si mettono a scrivere insieme un dramma. Il problema è che di questo dramma non si trova minimamente traccia. Mori, che è il primo che ha parlato dei drammi, lo aveva cercato, dichiara che ne aveva parlato, Fabri dice ma sì, forse ce l'avevo, non l'ho più trovato, lo sa Dio che cosa, che fine abbia fatto, no? Questo è Mori. Nel caso invece dice ma però io avevo visto scritto i due atti, via dicendo. Fatto sta che sembra scomparso nel nulla. Il problema c'è perché non l'abbiano fatto. Basterebbe leggere Locatelli sulla Gazzetta di Venezia, che ci sono 5 pagine di recensione con la trama, ma vi basti quello che scrive l'Abduano. La commandita letteraria Fambri e Salmini di Venezia si produsse col Torquato Tasso, dramma storico in 5 atti, foggiato sul gusto francese meno il dialogo e le situazioni. No? Cioè, lì è un Torquato che s'agita, s'arrabatta, e invece di fare l'ufficio suo di poeta mi fa di tante corbellerie che finisce col farsi rinchiudere all'ospedale dei pazzi a Sant'Anna. A mio giudizio forse mi ingannerò.
i capitalissimi difetti che saltano agli occhi in questo primo lavoro dei predetti, eccetera, eccetera. Cioè è il caso che di una recensione che ha salvato un po' di carta dalle stampe. Il tempo, devo dire, è passato. Mi piacerebbe finire con quella che è l'immagine dell'Ottocento consegnata a un documento ufficiale da uno strano personaggio curiosissimo che quando parlava di Tasso lo chiamava amichevolmente Tasso Bardasso. E credo che qui ci sia un po' l'insieme dei difetti delle rappresentazioni di Tasso dell'Ottocento. E qui sto nei tempi, hai visto? Già, però ho finito. Certo egli è bene che nelle vicende lagrimose del Tasso gli insidiatori della pace sociale hanno ravvisato sempre uno dei più efficaci mezzi per inasprire le avversioni dei semplici contro i sovrani e se ne sono assai abilmente valuti con interminabili neni e querele per travisare in opera di tirannia gli effetti naturalissimi di una passione deplorabile e sconsigliata che, se nulla oscura della letteraria gloria del gran poeta, non lascia lui però immune da qualche giusta tace di ingratitudine verso il suo coronato benefattore. Pericoloso per quindi in genere questo sitrito soggetto, intorno al quale il filantropico zelo dei sussurroni non si scalda già per verace tenerezza del Tasso, che i più fra gli schiamazzatori o neppur conoscono neppure intendono. Ma sì, veramente, per imitazione delle smanie giullaresche di chi in torquato vuol disegnare una vittima sacrificale al fatto e all'ignoranza dei dominatori dei popoli. È un giudizio di censura, nel senso di ufficio che rivestiva, per l'ennesima traduzione italiana del dramma di Duval e a firmarla è Gioacchino Belli. Grazie. Grazie al professor Paccagnini per questa ampia e articolata carrellata con tanto di errata corrige finale, perché le cose sbagliate bisogna correggerle, giustamente, che ci presenta, ci ha detto della importanza della letteratura non soltanto secondaria ma terziaria e quaternaria per inserire Torquato Tasso nel dibattito dell'epoca, ci ha presentato, come ci aspettavamo, il Tasso sofferente, il Tasso controfigura di Giobbe, ma come non ci aspettavamo ci ha presentato anche le apparizioni